Ciao fan di Impero Disney, sono la Moadiri e come vi avevo promesso sono qui per farvi la recensione di BB-8 del Disney Store. Vi avevo già fatto vedere questo prodotto nella live del Lucca Comics perché appunto l'ho comprato al Lucca Comics, ma ora volevo aprirlo insieme a voi e farvi vedere come è fatto e come funziona. Come vedete sto girando nella mia cucina, quindi scusate per il caos e scusate anche per la tenuta da casa, ma è mattina e non sono uscita oggi, quindi sono un po' in versione casalinga e vi chiedo come sempre perdono, ma insomma concentratevi sul robottino che è decisamente più bello di me. Allora, la prima cosa che dobbiamo dire, partiamo senza indugi con la recensione, sennò verrà uno dei miei video lunghi 3 ore. La prima cosa che dobbiamo dire su questo BB-8 è che si tratta della versione esclusiva Disney Store e non della versione Sphero. Questo significa che non è il droide radio telecomandato con app che costa circa 170 euro, che potete trovare comunque a Disney Store e sul sito del Disney Store, ma è la versione un pochino più giocattolo. Costa circa 40 euro, mi pare 39,90 o 39,50, e è appunto esclusivo Disney Store, quindi anche qui lo trovate nel Disney Store o su www.disneystore.it, che è il sito online dei prodotti del Disney Store. Secondo me questo BB-8 è un ottimo compromesso. Io non ho, sono povera, quindi non ho 200 euro da investire nel droide della Sphero, anche se è carinissimo. A proposito, credo si dica Sphero o Sphero, non saprei, Sphero. Non ho 200 euro da investire in quel robottino, anche se è adorabile, e 40 per me è un prezzo decisamente più accessibile. È più grande, quindi secondo me, per me che preferisco i personaggi un pochino più fedeli, è veramente perfetto, è della grandezza giusta e lo posso anche abbracciare, coccolare, cosa che ho fatto in questi giorni e ora quando lo tirerò fuori dalla scatola sarà un delirio. E in più è veramente molto dettagliato, quindi il rapporto qualità-prezzo a vederlo qua mi sembra, a vederlo così mi sembra buono. E inoltre è anche un pochino più giocattolo, quindi oltre i collezionisti può essere un ottimo regalo anche per un bambino. Infatti, come vedete qua, è consigliato dai 3 anni in su, quindi è veramente perfetto anche per i più piccoli. Come vediamo dalla scatola qui, questo robottino emette 17 effetti sonori. Sulla sommità della scatola abbiamo anche un Try Me che ci permette di ascoltarne alcuni. In questi giorni io l'ho tipo premuto a ripetizione perché non vedevo l'ora di tirarlo fuori dalla scatola e volevo sentire gli effetti sonori, appunto le frasette che dice, e però ho scoperto che nel Try Me ne dice soltanto 4 o 5 più o meno, e questo significa che probabilmente ci sarà una levetta o qualcosa da azionare per fargli dire tutti i 17 i suoni, non saprei. In ogni caso ve ne faccio sentire alcuni. È troppo carino. La scatola devo dire che è veramente veramente bella ed è anche enorme e non so dove la metterò perché è gigante. Ci sono dei lavori intorno a casa mia, quindi se sentite dei rumori mi spiace, non è colpa mia, però purtroppo devo registrare qua perché in camera mia non c'è abbastanza luce. In ogni caso questa è la scatola, invece questo è il retro che ci dice appunto BB-8 Astromech Droid con il logo di Star Wars e ci spiega le due modalità attraverso le quali possiamo far funzionare il nostro robottino. Allora, la prima modalità è la modalità tramite attivazione con il pulsante, quindi il pulsante che abbiamo premuto prima dice che appunto se attiviamo questa modalità premendolo BB-8 rotola, si muove ed emette i suoi suoni. La seconda modalità invece è la modalità tramite attivazione vocale. Questo significa che se, in teoria, se noi chiamiamo il nostro droide e lui è lontano da noi, rotolerà verso di noi. Spero che sia vero perché sarebbe tipo bellissimo. Quindi, beh, sembra avere anche molte funzionalità. Bene, direi che questo è tutto sulla scatola, possiamo benissimo aprirlo. Oh, che emozione, mi serviranno un paio di foto.
Non ho ancora deciso se tenerlo in scatola o fuori. In ogni caso, la scatola, abbiamo detto, è molto bella e inoltre il robottino è conservato in questa plastica sagomata, quindi sarà molto facile tirarlo fuori dalla scatola, credo, e sarà anche molto facile rimetterlo dentro per chi come me generalmente colleziona in scatola. Ragazzi, vi avevo detto che sarebbe stato facile tirarlo fuori dalla scatola, è impossibile. Temo che alla fine dovrò distruggerla. Non è per niente vero che è contenuto in una plastica sagomata, è legato con un milione di cavetti. E quindi, non lo so, ci metterò un'eternità, credo. Ragazzi, è stata un'odissea, ma finalmente ce l'ho fatta. Nel frattempo sono ricominciati i lavori, quindi mi scuso nuovamente perché probabilmente ci saranno un bel po' di rumori, ma devo finirla ora perché poi non avrò più tempo di recensirlo. In ogni caso, sono riuscita a tirarlo fuori dalla scatola. Ci ho messo un'eternità, era praticamente legato con delle cordicine che passavano attraverso il personaggio tramite questi orribili buchini qua, che ora sono anche rimasti, ovviamente, perché non si toglieranno più e sono dappertutto. E questa è stata... non ho veramente capito il perché di questa scelta. Bastava semplicemente metterlo all'interno di plastica sagomata davanti e dietro e non era necessario legarlo a nulla. Invece era legato e i fili gli passavano anche attraverso. E in questo modo non ho potuto neanche tenere la plastica sagomata per rimetterlo in scatola, perché i fili passavano attraverso la plastica sagomata e nel toglierli è stata praticamente distrutta. Quindi ottimo, il problema di conservarlo meno in scatola è stato risolto dal Disney Store. Come sempre, grazie Disney Store. In ogni caso, eccolo qua, la prima cosa che mi viene da dire è che è veramente pesante. È proprio pesante. La testa non si muove da sola, ma solo quando lo azioniamo noi. Sul retro ha la famosa levetta e al momento è posizionata sul Try Me, come abbiamo visto, e poi abbiamo un off e una 1 e 2, e abbiamo già visto a cosa corrispondono la 1 e la 2. Ora le proveremo entrambe. Qui sotto ha invece una rotellina che gli permette di camminare. Sta in piedi da solo, come vedete, anche se un pochino piegato in avanti. L'unica cosa che veramente non mi piace è il fatto che ci siano tutti questi buchi. Alcuni probabilmente faranno parte del personaggio, ma sono veramente... quelli dei nastrini sono veramente brutti da vedere. E anche questi, con tutte queste viti che servono a mettere le pile, potevano essere benissimo camuffati un pochino meglio. Allora, direi che provarlo sul tavolo la vedo un pochino brutta, ma ci possiamo provare. In ogni caso poi andremo a provarlo per terra, vediamo. Allora, lo mettiamo in modalità 1. Ok, allora la modalità 1, abbiamo detto, è la modalità pulsante, quindi dovremo premere il pulsante e lui camminerà. Spero non caschi di sotto dal tavolo, non mi tradire, BB-8, vediamo. Vedete, sì. Ok. È il caso di andare a provarlo sul parquet. Oh, ciao! Ok, siamo qui sul mio corridoio, pronti a sperimentare il nostro BB-8. Oh, scusate. Scusate, come sempre la luce, il mio telefono è sempre lo stesso. Non è cambiato nel frattempo ed è sempre più schifoso. In ogni caso, lui ha emesso un versetto di sconforto perché non lo stiamo utilizzando, quindi ora lo facciamo partire e vediamo dove se ne va. Ciao BB-8! Vediamo, eh? Ok.
Se n'è partito e sta andando in camera. Oh, la porta, la porta! Comunque se n'è appena entrato in camera mia, ha già capito quale sarà la sua stanza. Che intelligente! Io direi di provare invece la funzione a comando vocale, vediamo se obbedisce davvero quando lo chiamo. BB8? Fail più totale. BB8? Sveglia! No, eh. Ha appena funzionato. Eccolo, eccolo. Oh mio Dio. Ciao. Aspettate. BB8. Ho i biscotti? Niente biscotti. BB8? No, non indietro! Non indietro, no, 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 la porta, la porta, la porta. Biscotti! Biscotti, vieni! Morto, defunto. BB8? Mi odia. Vabbè, ragazzi, avete notato che io e BB8 abbiamo dei seri problemi di comunicazione ed è chiaro che non si fida ancora di me. Però io gli voglio già bene e no, a parte gli scherzi, è veramente fatto molto bene e quando riuscirò a farlo funzionare e a farmi dare retta, sarà sicuramente un compagno di avventure molto divertente. Mi piace veramente molto. Adesso vado ad allenarmi con i miei comandi vocali per riuscire a farmi ubbidire da un robottino. E niente, credo che ci dormirò stanotte. È veramente bellissimo. Ora me lo abbraccio e vi saluto alla prossima recensione. Ciao!